Buonasera, consueto appuntamento con Bar Sport. Siamo alla prima puntata di questa nuova edizione che cambia orario con un'ora di posticipo rispetto all'altro anno quando andavamo in onda alle 21, adesso siamo alle 22 con gli altri appuntamenti in replica. Presento subito l'ospite di questa prima edizione del 2016-2017, Giovanni Lorenzini, amico e collega che ci è venuto a trovare, noi ringraziamo. Buonasera a tutti. Lo coinvolgeremo subito con l'inizio di questa puntata che verte con il calcio, ma prima di questo vediamoci le grafiche con i risultati del campionato di serie delle partite di domenica. Con Fezzanese Chibiborgo 0-0, finale Viareggio 0-0, Gavorano Montemurlo 2-2, Massese Lavagnese 2-1, Real Forte Querceta Grosseto 1-0, Argentina Savona 1-0, Sesti Levante Recco 3-0, Saremese Ponzacco 1-1, Montecatini Ligorna 0-0. La classifica con una coppia in testa, Montecatini e Montemurlo con 8 punti, Gavolano Viareggio, Sesti Levante Argentina 7, Real Forte Sanremo Fezzanese e Massese 6 punti, Ligorna e Ghibiborgo 5 punti, Lavagnese Savona e finale 4, Recco e Ponzacco 2 punti, Grosseto 1 punto. Una classifica, Giovanni, che non vede squadre a punteggio pieno e quindi abbastanza corta, dimostrazione che c'è equilibrio almeno in questo inizio di stagione. Cioè, è un motivo in più per guardare a questo campionato con grande interesse perché se mancando una squadra che possa uccidere il campionato ci sono tante pretendenti per un posto al sole. Ecco, anche le squadre che a questo punto si trovano a 6 punti possono dire che siamo a 2 punti dalla vetta, pur avendo perso 2 partite. Il Viareggio che nonostante i suoi problemi poi affrontiamo dal punto di vista economico, nel caso in cui avesse effettuato il colpaccio sul campo del finale Ligure, si sarebbe ritrovato primo in classifica e questo, ecco, Questo sarebbe il paradosso, no? è il paradosso del Viareggio, sostanzialmente è una squadra che fino ad ora non ha assolutamente demeritato. Io l'ho vista le 2 partite casalinghe, mi è sembrata una squadra ben organizzata con delle potenzialità che possono fare la differenza in questo campionato. Però se a monte c'è una situazione societaria che non è ancora ben definita, e chiaramente è un limite e rischia di diventare anche un macigno pesante sulla strada del campionato. Ora vediamo se nei prossimi giorni, nelle prossime ore ci saranno quegli sviluppi attesi, però ecco, c'è sempre il dubbio che possa essere un tampone e poi il problema ripresentarsi fra qualche mese. Vediamo se la società saprà dare quella sicurezza e quella chiarezza che forse fino ad oggi non c'è stata, perché Ecco, non probabilmente. dimentichiamo che la stagione è cominciata già col freno tirato perché il mercato è stato fatto tardi e la preparazione è cominciata probabilmente con una settimana dopo e fino a metà luglio gli avvisi si sapeva pochissimo. Ecco, un problema può essere quello che la società poteva essere allargata con altri imprenditori, altri soci, senza far capo solo su questa holding che vede in testa Fabrizio Tonelli, che è venuto fuori allo scoperto quando messo quasi così al rischio della situazione che si è venuta a creare dal punto di vista ecco, finanziario. Un Fabrizio Tonelli che a finale Ligure non c'era, Sanremo aveva seguito la squadra, il mister che era venuto fuori in settimana allo scoperto. Anche lui per denunciare legittimamente una situazione difficile da gestire anche il martedì, specialmente alla ripresa degli allenamenti. Mercoledì Viareggio, ricordiamo, sarà impegnato anche in Coppa Italia a Sarzana sul neutro contro la Fezzanese, quindi una situazione che anche dal punto di vista della gestione quotidiana diventa non facile. Ma è chiaro che non è facile perché, bene o male, questi giocatori non sono professionisti, ma è come se lo fossero, perché quando richiedi alla gente un impegno negli allenamenti, il ritiro il sabato, partenza, quindi vuol dire che c'è un impegno notevole. È chiaro che a monte c'è il discorso societario, ma questo è un discorso che andrebbe fatto con coloro che hanno ridato vita al Viareggio 2014 dopo l'esperienza di Filippelli e la durata solo un'estate e la ripartenza dalla Serie D. E dall'eccellenza. Lì Viareggio ha subito avuto la fortuna, l'abilità, la capacità di vincere il campionato, però probabilmente non è riuscito a ricostruire la società con quelle solidità che serve poi per andare avanti ad un certo livello. Io te ne parlavo prima, mi ha fatto molta impressione leggere nei giorni scorsi sulla Gazzetta dello Sport
un'intervista al capitano del Cittadella. Cioè, Cittadella è ora la squadra capolista del campionato di Serie B, una neopromossa, a parte sabato ha perso in casa, però ecco, lui diceva che sostanzialmente a Cittadella il pagamento degli stipendi viene fatto anticipato rispetto al 10 di ogni mese. Quindi ecco, i giocatori si trovano nelle condizioni di poter lavorare in maniera molto tranquilla e molto serena. Viceversa, a Viareggio mi sembra che il problema sia siamo in una situazione diametralmente opposta, è da troppo tempo che ci sono queste difficoltà nel riscuotere quei rimborsi di spesa che poi in realtà sono stipendi e che creano un po' di malumore giustificato nell'ambiente e in quelle persone che devono riscuotere. Ora vediamoci il punto sulla Serie D relativo a Viareggio e Real Forte Querceda. Con il Real Forte poi parleremo anche di questo, che con il cambio di allenatore è riuscito a vincere due partite di seguito. Il Viareggio ottiene uno 0-0 sul campo della finale in Ligure, un terreno sintetico che in qualche modo ha penalizzato alla lunga le zebre, che sono riuscite anche a sfiorare il gol nel primo tempo con Di Paola, però nel finale sono stati graziati da una traversa colpita dai locali. Un Viareggio comunque che non ha ancora risolto i propri problemi economici e questo alla lunga può pesare ed è un rammarico perché la squadra potrebbe perdere la concentrazione che invece l'ha portata finora ai vertici della classifica. Martedì, alla vigilia della partita di Coppa Italia di mercoledì pomeriggio con la Fezzanese sul neutro di Sarzana, se non ci saranno novità chissà se i giocatori si alleneranno. A questo punto vogliono delle risposte certe da Fabrizio Tonelli, il patron della società bianconera. Ottiene invece una vittoria, la seconda, con la cura Pagliuca il Real Forte Querceta, che di fronte al pubblico amico è riuscita ad ottenere una vittoria con il Grosseto per 1-0 grazie al rigore trasformato da Ferretti nella fase finale della conclusione. Allontanato dalla panchina mister Pagliuca, espulso Fabio Biagini, sono tre punti sicuramente importanti, altra boccata di ossigeno per la formazione del Forte Dame, che ha dovuto fare almeno di Falchini, appiedato dal giudice per tre giornate di squalifica per una espulsione rimediata ad agosto in un amichevole con la Pistoiese. Ecco, hai visto Giovanni queste immagini sia del Viareggio che del Real Forte Querceta, dicevo appunto questo cambio di allenatore ha portato la vittoria sul terreno di Ghibiborgo sul neutro di San Giuliano la domenica scorsa e questa ultima settimana in casa con un rigore un po' contestato dal Grosseto nel finale d'incontro, ecco, si è girata bene quindi per il tanto Forte. Pagliuca è una garanzia per la categoria, quindi da quel punto di vista lì è un tecnico che conosce la categoria, l'ha già vinta, quindi da questo punto di vista il Real Forte Querceta ha sicuramente fatto un grosso ingaggio. Poi ecco, non dimentichiamo che nell'organico del Real Forte Querceta ci sono dei giocatori che sono abituati alla Serie D e anche oltre, che possono garantire sicuramente solidità, esperienza, carisma. Insomma, secondo me è una matricola che può legittimamente aspirare al ruolo di matricola di rivelazione. Le matricole di rivelazione delle volte fanno le grandi imprese. Vediamo ora adesso, scendiamo di categoria, andiamo in eccellenza, dove qui le cose per i versiliesi sono un po' chiaroscure perché l'anno scorso dettavano un pochino legge e quest'anno non è che abbiano ingranato molto bene. Vediamo i risultati di giornata con Piombino Coiopelli 1-1, Gambassi Cenaia 0-0, La Portuale Larcianese 2-1, Pietrasanta San Marcavenza 1-1, Roselle Camaiore 3-1, Seravezza San Gimignano 1-0, Castelfiorentino Cecina 1-0, Urbino Taccola, Ponte Buggianese 0-0, per una classifica che vede in testa la Portuale con 9 punti, Gambassi, Taccola e Seravezza 7 punti, Roselle 6, Cenaia, San Marcavenza, San Gimignano e Coiopelli 4, Piombino e Castelfiorentino 3, Cecina, Ponte Buggianese 2, Larcianese, Pietrasanta 1, Camaiore 0 punti. Ecco, questo 0 punti del Camaiore, Giovanni, fa un certo effetto ti fa? Fa un certo effetto perché il Camaiore da 15 anni non si trovava mai in una condizione di classifica del genere, soprattutto in eccellenza. Matteo Gassani resta, almeno queste sono le voci, il tecnico di questa formazione? Ma io penso che il problema non sia Gassani, il problema sia a livello societario, che la società ha dovuto, facendo una scelta, rimodellare le ambizioni e puntando molto sui giovani. Ecco, se uno fa il confronto fra la rosa dello scorso anno e la rosa di quest'anno, probabilmente si rende conto che il valore tecnico
è sensibilmente diminuito, con tutto il rispetto per i giocatori che stanno giocando A quest'anno. proposito di giovani, anche il Pietrasanta con l'allenatore che è giovane Eugenio Andreoli vanno avanti con fiducia. Anche il Pietrasanta un punto, quindi rispetto all'anno Sì, scorso che la vedevamo spesso nella io vetta penso che classifica. siano in questo momento Pietrasanta e Fortenami, e Camaiore. Camaiore possano essere un po' sulla stessa bilancia, cioè hanno fatto delle scelte programmatiche diverse, cioè rispetto allo scorso anno quando erano protagoniste in chiave playoff oppure promozione in Serie D, e ora devono un attimino vedere di trovare la giusta via per quantomeno fare un campionato senza patemi d'animo. Chiaramente tre sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate da parte del Camaiore fanno un certo rumore, perché la gente anche di Camaiore era abituata ad avere in campo Fratelli Tosi e Tarantino e Barzotti e Compagnia Bella, erano giocatori che indubbiamente avevano un altro spessore tecnico. Per quanto riguarda invece il Seravezza, le cose vanno meglio, hanno allestito una rosa sicuramente competitiva. Pegollo entra dalla panchina, realizza il gol partita 1-0. Qua in avanti c'è forse un po' di abbondanza, ma per Vangioni è una cosa No, positiva. Seravezza Pozzi, dico Seravezza Pozzi perché so che Sì, cioè, anche qua la c'è. società si chiama Seravezza Pozzi, anche se poi per comodità poi anche i giornali mettono Seravezza Sì, perché perché poi è così un po' troppo fa lungo, no? A parte, volte. vabbè, chiamiamo Sera Pozzi e che è finito. Sostanzialmente mi sembra che sia una squadra che sia stata costruita per vincere, perché cioè, giocatori che hanno comprato, che sono stati messi nell'organico, sono indubbiamente giocatori da categoria superiore e sono giocatori che possono garantire un rendimento altissimo, ad alto livello. Chiaramente ci sono anche degli avversari qualificati. Io credo che, anche se non ha avuto una partenza molto lanciata, la Coiupelli possa diventare ugualmente una squadra competitiva ad un certo livello, però il Seravezza Pozzi ha indubbiamente delle armi, e poi soprattutto c'è dei giocatori in chiave offensiva che il gol lo trovano sempre. La dimostrazione è quella di ieri, che Pegollo entra dalla panchina e risolve. Questo qui è un giocatore che probabilmente, chissà perché, si trova a giocare in eccellenza quando probabilmente avrebbe avuto anche qualche. Cioè, ecco, è uno di quelli che da farci una scommessa per una serie superiore. Ci fermiamo un attimo per la prima parte della trasmissione di Bar Sport. Diamo la linea alla regia, ci ritroviamo subito insieme con il nostro amico e ospite di questa prima puntata, Giovanni Lorenzini. Seconda parte di Bar Sport con il nostro collega e amico Giovanni Lorenzini. Abbiamo analizzato un po' nella prima parte il campionato di Serie D di eccellenza, soffermandosi anche sui problemi non da poco societari ed economici del Viareggio. Adesso in prima categoria, anche questa è un'altra squadra che solitamente aveva un passato glorioso, il Bozzano sconfitto sul campo di Montignoso per 1-0 e il Capezzano sconfitto sul campo del Pieve a Fosciana 3-0, quindi entrambe le versiliesi non hanno avuto una giornata facile. Ecco, il Bozzano Giovanni 0 punti, ricordiamo è stato anche No, in diciamo che il prima Bolzano è categoria. stato per un certo periodo la bestia nera del Viareggio quando era in Serie D. Quindi, ecco, mi ricordo una vittoria del Bolzano a Viareggio per 2-1 nella prima giornata di campionato nella stagione 1987-88 con Viareggio che usciva da una stagione un po' tormentata, ricominciò la nuova e fu quella che dopo andò a finire che retrocesse. Il Bolzano invece è sempre stato grande protagonista. Chiaramente il calcio è come la palla rotonda, e anche le squadre, ci sono periodi positivi e periodi negativi. Ora è il momento, è qualche anno che il Bozzano annaspa in prima categoria, quando potenzialmente potrebbe ugualmente fare qualcosina di più. Ora non credo che possa ripensare alla Serie D, forse all'eccellenza, non lo so, però ecco, onestamente credo che quei tempi siano improponibili, anche perché poi il calcio. Non solo il calcio, è cambiato tutto il mondo del pallone, quindi c'è anche meno attenzione per le categorie minori.
Invece in seconda categoria le cose migliori le sta facendo la neopromossa Torre Laghese, che è andata a vincere sul campo della Filattierese per 2-1. Il Corsanico ha impattato 0-0 con l'Atletico Carrara, mentre il Fortis Camaiore, matricola anche questa del campionato, ha perso in casa con il Filvilla per 3-1. Ecco la Torre Laghese che non sta pagando per nulla, ecco lo No, la Torre scontro Laghese, diretto. cioè, era già abbastanza singolare il fatto che Torre del Lago per un certo periodo non abbia avuto la squadra che facesse i campionati dilettanti. Ora, il fatto che faccia seconda categoria fa un certo. Cioè, siamo sempre lì a un livello basso, perché Torre Laghese per un certo periodo ha fatto anche la Serie D. Tra l'altro c'è un particolare ritrovato una piccola storia dello sport cittadino. La Torre Laghese nel 1996, dopo la vittoria, una vittoria di campionato, era la meglio piazzata delle squadre versiliesi in Serie D, e in C2 non c'era nessuno. Quindi c'era la Torre Laghese davanti, dietro c'era il Viareggio e il Camaiore. Quindi in quel momento, nel 1996, 20 anni fa, mi sembra all'inizio di dicembre, la Torre Laghese era la squadra più in alto dello sport versiliese. Ecco, te hai appunto citato prima il Bozzano in Serie D, ricordiamo che anche la Torre Laghese è stata in In Serie D, Serie D, venendo nella. anche questa a far, diciamo, tremare il Viareggio, No, addirittura fece no. allo stadio, viene anche a vincere, ad espugnare lo stadio dei Pini, Nella quindi. gara di andata vinse il Viareggio 2-1 e ci fu il sorpasso, perché prima di quella giornata lì la Torre Laghese era piazzata meglio del Viareggio. Nel girone di ritorno invece la Torre Laghese vinse 2-1 il derby con il Viareggio. Ricordiamo in quel periodo la dirigenza che vedeva Giacomo Giacomo Pezzini, Pezzini, diciamo l'uomo Oggiano, Oggiano, Costagliola. poi anche Massimo Beh, Rebecchi, che insomma una sono. dirigenza importante che ha portato Era giustamente una Torre anche. Laghese che veniva dalla seconda categoria, che in 4 anni aveva vinto i campionati. E chissà che questa Ma nuova potrebbe gestione fatta di essere. entusiasmo con il presidente giocatore Dario Ramacciotti perno Indubbiamente anche Torre del Lago Vincisoccher. è una realtà che calcisticamente ha una C'hanno un tradizione. problema da risolvere del Ferracci, non di poco conto, sono costretti a giocare a Bozzano, volevano giocare allo stadio dei Pini, non c'è stata la possibilità, quindi ecco anche questo sarebbe giusto che giocassero ecco, nel campo del loro paese, Ma anche se questo è un purtroppo i problemi altro dei campi. argomento che affronteremo in altre sedi, Ma proprio purtroppo il che problema degli ospite impianti proprio dell'impiantistica sportiva. sportivi fa parte Ecco, la piscina chiusa, diciamo, Appunto, fa parte, è un delitto, no, qui a Viareggio. fa parte dei problemi che ha avuto la città di Viareggio a livello di dissesto economico del comune. Purtroppo questi sono gli effetti. Lo stadio, buon per il Viareggio che può giocare allo stadio dei Pini, però il fatto che ci sia una piscina comunale chiusa che anche quest'anno perderà il meeting internazionale di nuoto Mussi Lombardi e Femiano, che anche altre manifestazioni minori non verranno disputate alla piscina, è No, indubbiamente un e che segnale. il centro giovani calciatori riesce a fare hockey perché si sono rimboccati le Non so, questo maniche pur. gestendo al Ripeto, momento della purtroppo queste sono. situazione, risolvendo il problema Purtroppo questi dell'illuminazione, però sono gli quindi effetti del dissesto del comune di Viareggio. appunto. Alla lunga poi dopo i nodi vengono dal pettine, sono venuti al pettine e purtroppo ci sono alcune società che stanno pagando il conto. Terza categoria, è iniziato il girone di massa dove per far numero sono state inserite delle squadre versiliesi. Il Lido di Camaiore ha subito iniziato bene battendo il San Vitale per 3-0. La Montagna Seravezzina con lo stesso risultato ha superato il Marina di Massa, il Mulazzo con l'Azzurra 3-0 e il Versilia è andato a vincere sul campo del Paradiso 3-2. Per la Coppa Provinciale l'Esperia ha perso 1-0 con il Piano di Conca e si qualifica il Piano di Conca. Azzurra Sporting Forte dei Marmi 4-1 della settimana scorsa. Forte dei Marmi nel derby ha superato lo Sporting Forte e accede al secondo turno. E lo Sporting Viareggio ha superato l'Unione Chiesa 2-1 e anche la squadra dello Sporting Viareggio va avanti. Quindi anche in terza categoria è iniziato già il campionato del girone di massa, mentre questa settimana sabato inizia quello del Comitato Provinciale di Lucca con le altre squadre versiliesi presieduto da Giorgio Merlini. Hockey su pista per quanto riguarda la Coppa di Lega è andata male al Forte dei Marmi Giovanni sconfitto dal Lodi. L'anno scorso il Lodi ha perso il campionato proprio a Forte dei Forte dei Marmi, Marmi, quindi il quindi Forte dei è Marmi stata la si è vendetta. preso la rivincita con Verona, l'ex di turno, autore di una doppietta. Questo fa parte del gioco, nel senso che sportivamente il Forte dei Marmi aveva vinto lo scudetto meritatamente. Stavolta
è un altro forte levarmi con alcuni giocatori importanti che non ci sono più, però è sempre una squadra ad alto livello e il Lodi si è preso la rivincita. Ecco, un campionato questo di hockey che vedrà ovviamente anche il Centro Giovani Calciatori tra i protagonisti, una squadra rinnovata rispetto al prossimo anno, quindi la speranza è che come l'anno Di scorso vedere due squadre Lodi passi i versiliese. Versiliesi No, di anche. vedere due squadre versiliese quantomeno, cioè sicuramente a fare i playoff, rivedere una finale scudetto Forte Rami CGC Viareggio sarebbe il massimo. È chiaro che per il Forte dei Marmi questo primo obiettivo stagionale che non è stato centrato è una partenza, diciamo, un po' col freno a mano con il presidente Piero Tosi che ha criticato l'arbitraggio e Chelsea e Silerchia, però ha criticato nello stesso tempo anche la squadra. Quello fa parte, ripeto, fa parte del contorno di una partita, però ecco, sta di fatto che nella stagione ci sono tanti obiettivi, penso che Forte Rami stia molto a cuore anche il discorso dell'Eurolega e della Coppa Italia, quindi le occasioni per rifarsi non mancheranno. È chiaro che vincere fa sempre, vincere aiuta a vincere e dà autostima. Aver mancato questo obiettivo, vabbè, se ne faranno una ragione, ecco. Visto che vengo da tre successi di scudetti, non No, è è chiaro che non che hanno vinto nulla, quindi un giocatore come Pedro Gil, che non fa parte del loro organico, miglior giocatore al Gilles mondo, è Cancela, insomma, voglio chiaro, dire, hanno perso due giocatori. Cioè, che faceva la differenza, alla lunga può in qualche modo aver inciso perché Gilles nelle partite decisive poi c'è sempre. lasciava il segno, lasciava. E quindi è chiaro, anche se ovviamente il Forte si è rinforzato con altri giocatori importanti, compreso tra questi il portiere Gnata, che con Barozzi del Centro Giovani Calciatori sono i due portieri della nazionale. È stato presentato la settimana scorsa al Bagno Vittorio Veneto in Darsena la nuova scuola di beach tennis che vede Silvia Stolari, direttrice e organizzatrice di questa disciplina che diciamo si è evoluta molto in città. Con alcune novità, il podologo Emiliano Brunello, il fisioterapista e posturologo Junior Rovai e Nicola Palestini. Poi c'è anche l'inserimento di Andrea Bemi, preparatore del Centro Giovani Calciatori, e di Mirko Bertolucci, responsabile del settore giovanile del Centro Giovani e anche giocatore, che sono stati inseriti anche loro in questo progetto. Un progetto che vede ancora una volta anche l'attenzione sullo studio, perché loro hanno fatto anche una convenzione che i ragazzi che praticano questa disciplina possono anche studiare. Quindi mi sembra, Giovanni, un No, è il aspetto molto massimo, importante. cioè è il massimo, così almeno i ragazzi non hanno più. Cioè, non è che possono andare a giocare a divertirsi senza pensare allo studio. Ecco, riuscire a abbinare studio e divertimento e sport penso che sia il massimo. Ecco, probabilmente sarebbe interessante che anche altre società sportive, magari anche quelle del calcio, potessero sposare questo progetto. È chiaro che è una questione anche di mentalità e anche di volontà da parte delle dirigenze del calcio. È al Centro Polo dove è stata istituita, diciamo, questa tensa struttura al coperto per poter effettuare questa disciplina anche l'inverno, e questo è un investimento fatto, direi, alla lunga, No, ecco, ma per poter garantire, almeno in certi casi, ecco, lo sport, come pure stanno facendo le due piste di hockey al chiuso nel centro sportivo ex Calcetto 2000 dei Pardini al magazzino, con altre strutture che vengono inserite lì, e quindi ecco c'è anche chi investe nello sport ecco, però al Match Stadium. no, però diamo la spiegazione, cioè sono investimenti privati, non sono Privato. investimenti pubblici. Purtroppo questo è il limite della città di Viareggio, che l'ultimo investimento pubblico di un impianto sportivo a Viareggio si perde nella notte dei tempi. L'ultimo campo sportivo pubblico fatto a Viareggio risale a 25 anni fa. Ecco, questo purtroppo è un segnale brutto, ecco, onestamente per la città. A proposito, ecco, di questa data, una data importante perché lo abbiamo già ricordato, Angelo Domenici, nostro amico, è purtroppo prematuramente scomparso, proprio è stato Sì, ricordato, ecco, 25 anni dalla 25 anni sua fa. scomparsa, è stata intitolata la sezione AIA Angelo Domenici, proprio qui di Viareggio, quindi anche E questo anche era 25 doveroso. anni fa moriva Ilario Niccoli, il Carrara, a cui è dedicato il campo sportivo della Migliarina. Ecco, sono due personaggi che un quarto di secolo fa erano conosciutissimi
in città e anche nel resto della Versilia per la loro passione per il mondo del calcio. Ricordiamo appunto Ilario Nicoli, allenava la Stella Rossa, una delle squadre del settore giovanile di Viareggio, dove ha iniziato a tirare i primi calci anche Marcello Lippi, quindi un personaggio importante. Purtroppo nell'incidente in cui ha perso la vita lui, ha perso la vita anche Gabriele Pardini, un ragazzino che andava con lui in allenamento, attraversarono con il motorino il passaggio a livello delle Cateratte, che ora non c'è più, e il treno purtroppo passò e li uccise tutti e due. Ma ritornando invece a Angelo Domenici, per un periodo il Lido di Camaiore, con la collaborazione anche degli arbitri, avevano organizzato un torneo di calcio. Ecco, sarebbe bello che magari potesse ritornare, come in questo periodo è ritornato grazie anche al Viareggio 2014 il torneo Giuliano del Chiaro, che ricorda anche questo un altro confratello della Misericordia scomparso anche lui purtroppo per andare a salvare delle vite umane in mare. Anche lui era una promessa del calcio, perché giocava in porta nel Prato e anche lì per un certo periodo veniva organizzato il torneo. C'è stata una pausa e ora, grazie al Viareggio 2014 che ha preso in gestione il campo sportivo della Virgol Misericordia alle Cateratte, è venuto fuori questo torneo. Ecco, io credo, Giovanni, che bisognerebbe non dimenticarlo. La memoria della città va salvaguardata, quindi con manifestazioni, con qualche iniziativa, penso che sia indispensabile coltivarla questa memoria. Siamo in chiusura della trasmissione, imminente l'inizio anche dei campionati di tennis e tavolo organizzati dalla federazione, ai quali il dopolavoro ferroviario Viareggio ha iscritto ben 4 squadre, con anche il programma a livello interprovinciale del Centro Sportivo Italiano CSI, quindi anche il dopolavoro ferroviario è vicino a questa disciplina. Siamo in chiusura, voglio ricordare, anzi meglio salutare e fare gli auguri a Elena Petrucci, che festeggia il suo compleanno, Loris Marchi e Matteo Costa. Poi voglio salutare Antonio Vellutini, che tutte le domeniche mi telefona sempre ovunque io sia, sia in casa che in trasferta, per avere il risultato del Viareggio, e anche questa, diciamo, sono cose molto belle. Come voglio salutare anche Antonio Vendettelli, un amico appassionato di hockey su pista e anche del carnevale, che è un nostro affezionato telespettatore. Siamo in chiusura, prima di salutare e ringraziare Giovanni Lorenzini che ci ha venuto a trovare in questa prima puntata, voglio ringraziare ovviamente i colleghi della Nazione del Tirreno che ci hanno promosso le nostre trasmissioni di Centro Pista e di Bar Sport, poi Lorenzo Bertolucci, collega che coordina tutta Rete Versilia, con Giulio De Fiorentino, direttore sia di Noi TV che di Rete Versilia, poi Massimo Mazzolini e Federico Conti, che sono i colleghi che con Rete Versilia insieme a me ci accompagneranno anche con la conduzione delle varie trasmissioni qua nella nostra emittente, e poi i tecnici. Non potevo dimenticare Giampiero Pucci, Matteo Bertuccelli, Gianni Messipieri e Daniele Catola, che sono voluti essere tutti presenti a questo battesimo stagionale, quindi se le cose sono venute bene è il loro merito, se non sono venute bene la colpa è mia. Dai. Ciao ragazzi, l'appuntamento alla prossima settimana. Buonasera.